Beh, grazie a tutti di essere qui con me in questo tardo pomeriggio a parlare di emozioni. Mi presento brevemente. Allora, io sono Federica Gandini, sono una psicologa psicoterapeuta, sono appunto la coordinatrice dei servizi clinici universitari, che sono il centro che oggi ci consente di fare questo incontro gratuito. Spendo solo due parole veloci sui servizi clinici universitari che vedete nella slide, nella foto. È un servizio clinico afferente alla SFU, quindi alla Sigmund Freud University di Milano, che per giovani entro i 30 anni di età, quindi dai 18 ai 30 anni è il target dell'intervento, che necessitano di una presa in carico psicologica. Il servizio è aperto a tutti gli studenti universitari della città di Milano e non solo, perché ci stiamo attivando e ci siamo attivati per fare le terapie online, così come tutti i colleghi e tutti i colleghi psicologi e psicoterapeuti e anche, insomma, tutti i lavoratori in generale in questo periodo, quindi prendiamo in carico anche persone che appunto vogliono un percorso online in questo periodo un po' particolare. La caratteristica principale di questo centro, di questo servizio, che è relativamente giovane, nel senso che ha un anno circa di età, è che appunto ha delle tariffe molto calmierate, quindi i colloqui sono ad un costo molto, molto sostenibile. Se volete maggiori informazioni oltre a scrivermi, potete assolutamente cercare sul sito internet della Sigmund Freud University la voce Servizi Clinici Universitari e troverete tutte le informazioni, nonché i contatti per prendere i primi appuntamenti. Ok, veniamo a noi. Allora, oggi appunto parleremo e parlerò con voi con molto piacere di un argomento che mi sta molto a cuore, visto e considerato anche il mestiere che faccio, che sono appunto le emozioni e il mondo emotivo in particolare. Quindi il nostro target di questa ora che trascorreremo insieme sono proprio le emozioni, quindi impariamo a conoscerle insieme. Allora, partirei da un concetto molto generale, ma su cui a volte non ci soffermiamo. Ah, ecco, la cosa che non vi ho detto è che io ho aperto la chat, voi potete scrivere le vostre domande o appunto le vostre curiosità in chat, poi magari ci dedichiamo un momento per rispondere. Partiamo da appunto i luoghi comuni sulle emozioni, cioè che cosa pensiamo noi e che cosa pensano generalmente le persone del mondo emotivo e quindi delle emozioni come concetto generico. Qua ve ne ho segnate alcune che appunto hanno a che fare e quindi provengono un po' dal contesto clinico di cui mi occupo, quindi pensieri e credenze che provengono dai pazienti, ma teniamo conto che i pazienti vengono anche dalla popolazione generale e quindi che ognuno di noi okay, può avere questo tipo di credenze e di opinioni di base, di opinioni comuni sulle emozioni, cioè spesso mi è capitato anche di sentire appunto queste nuvolette, diciamo, che riguardano il mondo emotivo anche da amici, colleghi o appunto familiari, persone vicino a noi. Magari ci soffermiamo su alcune, io penso che siano tutte molto significative, però per esempio partiamo da in ogni situazione esiste un modo giusto per sentirsi. Ecco, quando leggo, sento affermazioni di questo tipo, effettivamente qualcosa dentro di me a livello emotivo si smuove. Esiste un modo giusto di sentirsi? Cioè, quindi questa vignetta, come tutte le altre vignette, possiamo trasformarle più in quesiti ai quali magari alla fine di questa ora insieme o alla fine di altre formazioni o altri approfondimenti che farete sul mondo emotivo, potrete o vorrete rispondere.
Quindi esiste in ogni situazione un modo giusto di sentirsi? Le emozioni possono nascere senza alcuna ragione? Mostrare le proprie emozioni significa sentirsi deboli o mostrarsi deboli? Cioè, se noi mostriamo a una persona, a noi vicino, che quel giorno siamo tristi, ansiosi, arrabbiati, o abbiamo paura, stiamo mostrando una debolezza. Alcune emozioni sono stupide, quindi anche qui trasformiamolo come interrogativo. Alcune emozioni sono stupide, cioè quindi esistono emozioni che hanno un connotato, addirittura appunto un aggettivo vicino di stupidità. Gli altri sono i miglior giudici di ciò che provo io? Quindi è così vero che gli altri sono le persone che possono decidere o decifrare quello che io provo e quindi giudicare quello che io sento in alcuni momenti? Le emozioni dolorose sono sempre la conseguenza di atteggiamenti sbagliati? Quindi poniamolo come punto interrogativo. Se è proprio un'emozione dolorosa, come un'emozione appunto che può essere di tristezza o anche di ansia o di rabbia, è conseguente di un atteggiamento sbagliato? Sento rumore sotto, qualcuno penso che non abbia l'audio spento. Non capisco di che cosa, però sento rumore. Quindi dicevo, le emozioni dolorose sono sempre la conseguenza di atteggiamenti sbagliati. Vedete già anche in questa credenza quanto giudizio ci sia, no? Rispetto alle situazioni che possono, agli atteggiamenti che possono causare una determinata emozione. I sentimenti, quindi, le emozioni negative sono distruttivi, quindi hanno un connotato distruttivo. Quindi vuol dire che se una persona ha una credenza di questo tipo, che può essere un'opinione comune che appunto tutti noi abbiamo, vuol dire che i sentimenti negativi sono distruttivi, cioè che non dovremmo provare sentimenti negativi. Quindi non dovremmo essere agitati, non dovremmo essere mai arrabbiati, non dovremmo essere mai tristi, perché questo vuol dire essere appunto in un contesto distruttivo. Questo, secondo me, è anche qualcosa che a livello appunto generale, cioè del mondo in cui viviamo, ci viene spesso trasmesso, forse nei tempi moderni un po' meno, cioè non c'è più questo must del non bisogna essere tristi, non bisogna piangere, non bisogna mostrarsi deboli, però è spesso legato anche a questo mi capita di sentirlo spesso con i pazienti, mia madre o mio padre diceva sempre che non bisogna piangere, ok? E questo penso che sia perdere un qualcosa di prezioso, non provare un qualcosa che potrebbe essere distruttivo. Però appunto teniamocelo lì come riflessione magari da fare nella fase finale. Essere emotivi significa non sapersi controllare. Ecco, poniamolo anche qui come interrogativo, ma per quale motivo essere emotivi significa non sapersi controllare? Perché allora in tante situazioni della nostra vita quotidiana vorrebbe dire che tante di noi non si sanno controllare. Apro e chiudo la parentesi perché non voglio parlare del Covid oggi, ma è impossibile non parlarlo visto il contesto nel quale siamo inseriti in questi ultimi mesi. Quanti di noi, di voi, delle persone fuori, in questo periodo hanno sperimentato vissuti emotivi molto diversi tra loro e quanti di noi in alcuni momenti non si sono un po' controllati, cioè quindi si sono un po' agitati, si sono un po' arrabbiati di fronte alle nuove limitazioni imposte o ad alcune limitazioni che avevamo abbandonato e che tornano. Quanti si sono preoccupati? Quanti magari hanno condiviso con un familiare o un amico questa preoccupazione? Quindi questo vorrebbe dire non sapersi controllare? O vorrebbe dire appunto vivere quello che un momento storico ci sta segnalando, e quindi che i nostri corpi e le nostre menti sono più attivate in questo periodo. Ok, se gli altri non approvano ciò che sento, significa che è sbagliato che mi senta così. Quindi, in qualche modo, se gli altri non corrispondono, non, appunto, non hanno
non mi danno un feedback diretto o positivo su quello che io provo, vuol dire che quello che sto provando e quello che sto sentendo è sbagliato. Quindi, secondo me, il primo step in assoluto è, questo è un consiglio che do spesso anche ai genitori di adolescenti, o ai genitori in generale, è di non usare mai gli aggettivi qualificativi. Cosa vuol dire giusto? Cosa vuol dire sbagliato? Quando un'emozione è giusta? Quando un'emozione è sbagliata? Quando è giusto sentirsi in un certo modo? Quando è sbagliato sentirsi così? Questo possiamo dire forse, appunto, possiamo specificarlo in un altro termine, cioè quando è coerente, quando ci segnala qualcosa, quando, no, quando c'è utile. Ok, però giusto o sbagliato è come se racchiudessero in sé un sistema di giudizio ovviamente molto forte. Quindi mi piace molto iniziare questa, appunto, questa carrellata di opinioni sulle emozioni, questa piccola parentesi con voi di oggi sulle emozioni, proprio partendo dalle nostre opinioni, perché penso che queste, racchiuse nelle nuvolette, siano pensieri di molti di noi, ok? E appunto imparare, un primo step per imparare a familiarizzare col mondo emotivo è porre queste, appunto, nuvolette, quindi queste credenze, questi pensieri che abbiamo nella mente rispetto al mondo emotivo, con un bel punto di domanda. E cercare di risponderci in maniera molto articolata, perché queste credenze sembrano essere già delle credenze che ci mettono di fronte a un mondo emotivo che in qualche modo vogliamo o non vogliamo sentire, o che giudichiamo in qualche appunto misura giusto o sbagliato. Ok, poi magari ci torneremo su questa parte perché secondo me è estremamente interessante. Non so chi di voi abbia visto, ma penso, spero tutti, se non l'avete fatto, fatelo subito, stasera, domani, nel weekend, quando avete tempo. Nonostante sia un cartone animato della Pixel, Inside Out, secondo me, ne abbiamo sentito parlare molto, è un capolavoro da questo punto di vista, perché ci connette un po' con tutte queste credenze e ci aiuta un attimino a familiarizzare col concetto che il mondo emotivo, insomma, è un qualcosa che è governato da un sistema di equilibrio tra varie emozioni, no? C'è una scena in particolare che mi ha colpito e che ricordo sempre, l'ho anche cercata su YouTube e non l'ho trovata, quindi forse ha colpito solo me, però insomma. Vi invito a guardare il film e focalizzarvi su quel momento, perché secondo me è un momento cruciale, ce ne sono tanti dei momenti cruciali, ma è il momento in cui Gioia disegna con un gessetto, mi sembra di ricordare, un cerchio per terra e chiude Tristezza, ok, lì dentro, dicendole: ora tu non mi servi, lasciami il comando, perché qui altrimenti le cose si mettono male. In realtà quello è l'inizio. Cioè, questo movimento di gioia, quindi il predominio, okay, del dover essere felici in un momento dove la bambina si è trasferita in una scuola nuova, con gli amichetti che non conosce e con la casa e il contesto di prima che le manca tanto, gioia vuole prendere il sopravvento e da lì inizia un momento molto complicato per la bambina. Il titolo del film è, in realtà non è un film, è un cartone animato e si chiama Inside Out, ma è un film che non ha un'età, cioè un cartone animato che non ha un'età, dovete guardarlo assolutamente tutti, anche perché è stato molto. Cioè, c'è stato un lavoro dietro significativo dove sono stati contattati i massimi esperti sulle emozioni, quindi è proprio molto, 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 molto bello. Ok, allora andiamo avanti, che altrimenti mi perdo in questo mondo fantastico. Sì, esatto, Inside Out. Allora, le emozioni quindi cosa sono? Ok, è una risposta dell'organismo, quindi è una risposta, okay, dell'organismo, e quindi vediamo già una prima parte fondamentale all'interno del mondo emotivo, cioè il corpo.
È una risposta complessa dell'organismo a stimoli, quindi vuol dire che il nostro corpo in qualche modo interagisce, con qualcosa che sentiamo e proviamo in quel momento. Ci sono delle modificazioni corporee, spesso può esserci per esempio la frequenza del battito cardiaco che aumenta o diminuisce in virtù del tipo di emozione che stiamo provando, della temperatura corporea. Ci auguriamo che in questo periodo non succeda, nel senso che sarebbe un problema purtroppo queste oscillazioni legate alla temperatura corporea. Comunque ci sono modificazioni corporee misurabili. Sono quindi una reazione a uno stimolo, quindi c'è qualcosa che avviene, nell'ambiente, e quindi nell'ambiente può essere anche nella mia testa, e c'è un aspetto fisiologico che si modifica, un pensiero quindi, ossia una valutazione cognitiva relativa alle modificazioni psicologiche, scusate, alle modificazioni fisiologiche che ci attiva, di più in una determinata direzione. Quindi, stiamo già vedendo che le tre componenti fondamentali sono: partono da qualcosa, che ci può essere nell'ambiente oppure che può essere interno a noi, al nostro modo di vivere quella giornata, quel momento, può essere anche un ricordo, che ci stimola una determinata attivazione corporea, che è guidata da un certo tipo di pensiero. Le emozioni quindi sono delle risposte complesse a eventi rilevanti, caratterizzate sempre da determinati vissuti soggettivi, quindi non è possibile provare la stessa tristezza di un'altra persona, ognuno ha la sua tristezza, determinata da un evento, quindi da un evento rilevante, con vissuti soggettivi, quindi allo stesso evento rilevante, pensate sempre alla situazione Covid che stiamo attraversando in questa fase storica, in questo anno storico della nostra vita, che sicuramente è un evento rilevante, ma appunto determina dei vissuti soggettivi che possono essere diversi e delle reazioni fisiologiche che possono essere diverse da persona a persona. Le emozioni, a differenza degli stati d'animo, tenete conto che se parliamo di emozioni possiamo parlare di gioia, di felicità, di tristezza. Di stati d'animo, per esempio, uno stato d'animo può essere l'amore, o l'amicizia. Nello stato d'animo di amore non c'è una sola emozione e non è uno stato d'animo che si, un sentimento che si esaurisce nell'arco di poco tempo, ma è perdura, mentre le emozioni sono intense e di breve durata. Io dico sempre ai pazienti, ma anche a me stessa, che le emozioni sono come un'onda, Cioè è come se arrivassero, a un culmine e poi se non ci facciamo niente, se le lasciamo stare, se non ci appiccichiamo sopra delle cose, si spiacciano. Quindi, concetti fondamentali sulle emozioni, molto spendibili, molto comprensibili e non appunto troppo densi di concetti, troppo appunto articolati. Ci mettono in contatto col mondo, punto primo, cioè ci dicono qualcosa. Quando noi proviamo una determinata emozione, vuol dire che sta accadendo qualcosa, quindi ci mette in contatto con quello che stiamo vivendo nel mondo, in quel momento lì. Se io attraverso le strisce pedonali e sento un'attivazione emotiva a livello corporea di paura, probabilmente quella paura lì mi connette e mi mette in contatto col mondo, cioè mi segnala che ci può essere un pericolo. Quindi le emozioni, slide di prima, quando dicevamo appunto, sono i sentimenti negativi, quindi le emozioni negative sono distruttive o sono stupide. No, le emozioni ci mettono in contatto col mondo, quindi ci servono per capire quello che stiamo attraversando, come ci sentiamo, quello che sta accadendo e a volte ci danno anche delle risposte su che tipo di comportamento mettere in atto, perché in un momento dove il nostro corpo è attivato dalla paura,
metto in atto un meccanismo e un comportamento che può essere protettivo o prudenziale. Ok? Se io sento la paura che sale, come in questi giorni dove i contagi sono cresciuti, sarò più responsabile sull'uso della mascherina. Quindi mi danno un'indicazione sul mondo e mi guidano in un comportamento. Ok? Coinvolgono tutto il corpo. Beh, questo lo vedremo meglio dopo. È molto importante, molto interessante. Le emozioni coinvolgono tutto il corpo, quindi non possiamo dire che determinati tipi di emozioni non passano attraverso il corpo è la centralina, ok? Ci danno indicazioni, informazioni su cosa ci sta capitando, questo penso di averlo già un po' articolato, comunicano qualcosa agli altri e li influenzano. Certo, se noi siamo in un determinato clima emotivo, possiamo anche comunicare all'altro che c'è una situazione di pericolo o che ho subito un'ingiustizia, un torto e quindi sono arrabbiato, o che sono triste e quindi forse c'è qualcosa di mancante. Organizzano e motivano l'azione, possono essere autoinvalidanti in alcuni momenti se sono appunto troppo intense rispetto a quell'evento singolo che sta accadendo, possono essere anche autoinvalidanti, ovviamente. Quando dicevo le emozioni coinvolgono tutto il corpo, c'è questo bellissimo articolo che se volete poi vi condivido in chat, dove appunto sono andati a vedere quali sono le attivazioni corporee delle emozioni. Questo è un esercizio che possiamo fare anche in questo momento, cioè se ci focalizziamo ognuno di noi per qualche secondo o per appunto circa un minuto su com'è il nostro corpo, sentiremo delle parti più calde o delle parti meno attivate, appunto, in questo caso le parti che vedete con i colori caldi, quindi con il giallo e il rosso, sono le parti che generalmente sono più le parti corporee che sono più attive quando proviamo quel tipo di emozione, e sono più spente invece le parti, appunto, con i colori più scuri. Questo è estremamente interessante perché ci dà un'indicazione chiara, quindi, no, scusate se non mi perdo, dicevo, se ci focalizziamo per un minuto, magari in questo momento non c'è un'attivazione fisica particolare, ma per esempio a me è capitato in questa settimana che notavo spesso che le mie gambe erano molto tese, ok? Oppure le mie braccia, la mia muscolatura era molto tesa. Quindi che cosa voleva dire questo a livello corporeo? Che ero in uno stato emotivo particolare. Ok, cioè che ci poteva essere un'attivazione dove magari c'era una certa tensione, dove stavo facendo tante cose, dove avevo tante consegne da appunto rispettare nell'arco di un tempo relativamente ristretto. Quindi la cosa importante non è tanto appunto spegnerla in tutti i modi, perché a volte determinati vissuti emotivi, pensate anche alla gioia, è impossibile spegnerlo, ok? Ed è anche sensato che non posso tanto manovrare quello stato emotivo, oppure non può essere il fine ultimo del mio, cioè il mio scopo ultimo non può e non deve essere quello di spegnere un'emozione, no? Però posso modulare, cioè posso capire in che stato sono innanzitutto. Posso chiedermi, ok, l'evento attivante, quindi, e che cosa mi sta dicendo del contesto in cui sono? Perché il mio corpo è così, ok? Perché mi sta segnalando questa attivazione? Che attivazione è? Che nome ha? Che emozione sto provando? In che stato emotivo sono, ok? Perché ho il corpo che è come se fosse pronto a scappare, perché sento il corpo che è come se avesse perso stimoli, perché sento il corpo che è ipereccitato. Perché sento il corpo che mi sta dicendo che c'è un pericolo imminente, ok? Cioè, è come se questo potesse darmi, okay, l'aiuto a costruire un vocabolario emotivo e quindi a capire che come mi sento in quel momento e come mi sento in quel momento mi dà un'informazione in più sul mondo. Cioè, mi dà un'informazione in più su dove sono, su che cosa mi sta succedendo, ok? E su appunto che cosa posso fare, che cosa posso utilizzare anche come strategie mie per gestire meglio quel momento. Cioè, sono molto attivato, ok, mi prendo un momento di stop. Ok. Quindi questo è un esercizio che si può fare in qualsiasi momento, quando appunto si è molto attivato, quando ci sono delle cose che si sentono a livello corporeo, chiedersi anche sempre, ok, ma
In che stato emotivo sono in questo momento? Che cosa mi è successo? Che cosa mi sta succedendo? Che scopo ha, okay, questa emozione? Che cosa mi sta segnalando? Che cosa mi dice del mondo fuori? Okay, e del mio mondo interno? Ok, le componenti principali, appunto, dei vissuti emotivi, ecco, tenete conto che sulle componenti corporee, non so chi di voi abbia figli, se qualcuno, appunto, di voi sia magari zio, zia, o padre, madre, oppure appunto anche abbiano sorelle o fratelli piccoli, comunque. I bambini sono straordinari da questo punto di vista, nel senso che spesso hanno molta più competenza corporea di noi rispetto ai vissuti emotivi. Quindi riescono spesso a dirsi, per esempio, sento le ginocchia che cedono, no? E questo vuol dire che sono un po' triste, forse ho preso un brutto voto, forse il mister non mi ha fatto giocare, no? C'era un bambino in una classe, una quinta elementare, che mi diceva questo, cioè quando sono triste sento le ginocchia cedere, okay? Che è molto sensato, cioè la tristezza è un'emozione dove c'è una perdita, no? Mentre la gioia esplodo, quindi a livello fisico sarò anche molto attivo e molto attivato, nella tristezza c'è una componente di... appunto, che è una componente anche clinica, di mancanza di energia. Ok, allora, non riesco più a togliere questo che non mi interessa. Ok, le componenti quindi fondamentali delle emozioni, ricordatevi sempre che sono l'attivazione corporea, cioè le emozioni passano attraverso il corpo. Quindi il respiro, il cuore, lo stomaco, la tensione muscolare, visceri, parte dell'esperienza emotiva, passa attraverso il corpo, ed il corpo è un segnalatore di emozioni, quindi è nostro alleato da questo punto di vista. Ci sono attivazioni corporee simili che possono elicitare delle emozioni differenti, per esempio, appunto, la sensazione un fastidio al petto può essere sia per una persona può essere un segnale di ansia, di paura, di preoccupazione, per un'altra può essere un'attivazione emotiva di un altro tipo. Quindi è importante conoscere, imparare a conoscere anche le proprie attivazioni somatiche, fisiche del corpo. Quindi c'è un'attivazione corporea che è il campanello numero uno. Quindi possiamo conoscere l'emozione anche focalizzandoci sul corpo e su quello che ci sta segnalando. Questo sentire viene interpretato dalla mente, quindi sento il mio corpo scappare, interpreto il muoversi come un significato di allontanarsi da, quindi c'è un'interpretazione, ok? C'è una componente espressiva, ovviamente, cioè il corpo, l'espressività, ok, esprime un particolare tipo di emozione. C'era una serie TV tempo fa, che aveva una sigla molto carina, Lie to Me. Anche carina come serie TV, dove appunto nella sigla proprio iniziale, se avete appunto tempo poi sbirciatevela, c'erano tutte le emozioni con tutte le attivazioni espressive del viso, quindi come cambia il viso quando ci sentiamo in un determinato modo. Quindi c'è sicuramente l'attivazione corporea, sicuramente c'è un'interpretazione della mente, c'è cioè proprio un'emozione. Fuga, sento il mio corpo scappare, interpreto il muoversi appunto come un significato di allontanarsi da, quindi c'è un pericolo. Una componente espressiva, cioè la mia faccia cambia. Cioè il carattere edonico, cioè sono spesso connotate, ecco, più che in senso positivo e negativo, abituatevi a chiamare le emozioni piacevoli e spiacevoli. Perché positivo e negativo, come dicevamo prima, di giusto, sbagliato, buono, cattivo, ci direziona verso appunto una strada più di giudizio, no? Quindi sono piacevoli o spiacevoli? Possono appunto avere una spinta ad agire, quindi le emozioni passano attraverso il corpo, sono interpretate dalla mente, hanno una componente espressiva, sono piacevoli e spiacevoli, ci spingono a comportarci, a muoverci, a fare qualcosa, ok? Ti
spingono verso uno scopo che è l'emozione attiva, quindi il comportamento, l'impulso conseguente a un'emozione di rabbia, dove lo scopo della rabbia è di dirci che stiamo subendo un torto, l'impulso ad agire sarà quello di difenderci, ok? Quindi spingono verso lo scopo che è l'emozione attiva. Se io l'emozione attiva ha senso di ingiustizia, lo scopo al quale sarò spinta è quello di difendermi. Ok, poi c'è una componente ideativa, quindi questo è un po' un quesito che lascio a voi, però c'è anche una parte sul quali credenze, quali pensieri deve avere una persona o può avere una persona per attivare un determinato tipo di emozione. Questa è una parte un po' più complessa, però ci sono particolari pensieri, per esempio i pensieri catastrofici, che sempre in questo momento, giusto per non mettere il dito nella piaga, potrebbero essere un pochino più intense rispetto ad altri momenti, che possono determinare un'attivazione più forte di alcuni vissuti emotivi, come per esempio l'ansia. Cioè il pensiero catastrofico è ci ammaleremo tutti, ci contageremo tutti, che poi per alcuni può essere più o meno catastrofico, comunque non entriamo, attiva un vissuto emotivo di ansia. Ok? Quindi, qua abbiamo messo l'immaginetta del pensarci e muoviti perché appunto c'è sia una componente di impulso ad agire, quindi di azione legata all'emozione, sia una componente appunto cognitiva. E ricordiamoci sempre il corpo come alleato. Ok, adesso facciamo una carrellata su ogni singola emozione, ci diciamo qualcosa in più, che spero che vi possa essere anche utile nel monitorarvi di più nelle vostre oscillazioni emotive durante le giornate o appunto durante momenti dove vi sentite più o meno attivati. Allora, la paura. La funzione della paura è una funzione appunto di preparazione dell'organismo alla reazione combatti e fuggi. Quindi la funzione della paura è di tutelarci, è di preservarci, è di segnalarci che c'è un pericolo. Quindi rispetto al discorso che facevamo inizialmente, la paura ci accende, ci segnala rispetto al mondo che può accadere, che sta accadendo qualcosa di pericoloso. Gli eventi stimolanti sono quindi gli eventi che ci minacciano in maniera diretta e indiretta, quindi sia legati alla sopravvivenza fisica in senso stretto che anche all'immagine di sé. Pensate all'ansia legata a un'esposizione, per esempio, sociale. Nella paura, i pensieri, le credenze, sono di solito appunto connessi a previsioni di perdita di qualcosa di molto importante. Quindi perdita di qualcosa importante vuol dire qualcosa che per noi è importante è in pericolo. Ok? Paura, pericolo. Quindi la vita, la salute fisica, una persona, il lavoro. Quindi io posso avere paura se c'è un cambio di capo al lavoro ho paura che questo nuovo capo mi possa licenziare. Posso aver paura quando ho uno stimolo fisico, un'attivazione fisica che può segnalarmi uno stato emotivo in cui sono e che invece posso confondere con un inequivocabile segno di stato corporeo, di non salute del mio corpo, appunto, e quindi posso aver paura rispetto alla vita. O rispetto alla salute fisica, o anche rispetto a una persona, cioè nel senso di perdere una persona, no? Cosa succede nel corpo? Quindi che cosa il corpo mi segnala quando provo questo tipo di emozione? C'è un irrigidimento muscolare, a volte ci sono i classici tremori, quindi se avete spesso la sensazione che appunto le mani, i piedi, le articolazioni tremino, c'è un aumento o anche la voce tremi, c'è un aumento del battito cardiaco. Quindi queste possono essere alcune attivazioni, ci possono essere tutte, ce ne possono essere alcune persone possono essere più sensibili ad alcune attivazioni fisiche rispetto ad altre. Quindi c'è un irrigidimento muscolare, un tremore degli arti, aumento del battito cardiaco, aumento del ritmo respiratorio, cioè un'iperventilazione.
che spesso è anche caratteristica del panico, un senso di pesantezza allo stomaco o anche al petto. Il linguaggio del corpo, quindi che cosa passa attraverso il corpo, dai miei movimenti, da come appunto posso gesticolare, passa un certo nervosismo, agitazione o pallore, cioè quelle persone che un po' sbiancano. L'impulso ad agire, cioè quindi qual è l'azione, ok? L'impulso ad agire legato all'emozione della paura, è la sua voglia di scappare. Che tenete conto che noi stiamo parlando di emozioni sane, cioè tutti noi proviamo queste emozioni e provare paura non è un problema di per sé, ci può anche mettere in salvo rispetto ad eventi di vita. Torno su faccenda Covid perché sono un evento veramente ripetitiva, però ci può preservare da un pericolo che c'è. Ovvio che nel momento in cui la sentiamo molto intensa, e ci mettiamo la mascherina o abbiamo il timore di doverci mettere la mascherina, anche se non siamo all'interno di una pandemia, lì forse, okay, si sta attivando con un contesto eccitante che non è coerente con l'emozione che sto provando, okay? E con gli scopi che mi segnala. Quindi l'impulso all'azione è la voglia di scappare. Pensate nella paura della paura, quindi nell'attacco di panico. La voglia di scappare è una componente comportamentale primaria. Quindi in termini di tendenza all'azione corrispettivi fisiologici, il corpo è irrigidito a livello muscolare e appunto come se fosse pronto a scappare proprio per mettersi in salvo. Quindi io dico sempre, pensiamo all'uomo delle caverne. All'uomo delle caverne la paura serviva come? Perché avere la tensione corporea che sentiva poi gli consentiva appunto la risposta fight or flight, cioè l'idea di riuscire a scappare in quel momento, no? Di combattere o fuggire. E quindi noi possiamo dirci che le emozioni non hanno uno scopo, non ci servono e non ci aiutano nella nostra vita, ma hanno anche una componente che in realtà ci dice qualcosa di diverso. Ok, l'ansia è lo scopo appunto è quello di difenderci, di scappare da una situazione pericolosa, ansia e paura hanno lo stesso interruttore nel cervello, ma i motivi per cui si manifestano sono diversi. Quindi qual è la differenza principale? La paura, siamo spaventati da qualcosa di reale. Devo sostenere un esame, devo affrontare questo webinar, devo affrontare una settimana di lavoro pesante, devo affrontare appunto una situazione contestuale, sociale di un certo tipo. L'ansia si scatena quando si effettuano irrazionali previsioni negative e catastrofiche su eventi percepiti come importanti o pericolosi. Quindi paura a sostenere un esame, ansia a sostenere l'esame in cui vogliamo che tutto vada secondo i nostri piani e prendere assolutamente 30 lode. Ok? Quindi sono attivate da una parte, mi sono persa la chat. È possibile, Federica mi chiede, è possibile non ricordare quello che facciamo durante un attacco di panico? Allora, qui si apre un argomento molto vasto. Allora, di attacchi di panico in realtà parlerà la mia collega Ilaria Malfitani in un webinar di fine dicembre. Parlerà dell'ansia d'esame, però in generale parleremo anche di attacchi di panico. Faremo un incontro specifico su questo. Ci sono diversi tipi di attacchi di panico e ci sono diversi tipi di panico. Quindi ci sono sicuramente può essere che ci siano dei momenti in cui il livello di coscienza è alterato e quindi non ci sia un ricordo chiaro, ok? Ci sia un ricordo molto confuso di quello che è accaduto durante un attacco di panico. Generalmente l'attacco di panico è un momento dove appunto l'ansia, sappiamo che, sappiamo, o comunque sappiate, che inquina le funzioni esecutive, quindi l'attenzione e la memoria, essendo funzioni esecutive, sono inquinate in quel momento. Che si abbia una dimenticanza totale di quello che appunto si è fatto e accaduto durante quel momento può essere legata a una fase di attivazione ansiosa molto forte. Oppure appunto può essere un attacco di panico di tipo un po' diverso rispetto ad altri, ecco. Però generalmente può accadere proprio perché le funzioni esecutive sono meno attive, cioè uno stato confusionale.
dove non si ricorda bene che cosa sia accaduto e che cosa l'ha innescato. Ti ho risposto, Federica? Beh, fammi sapere se c'è qualcosa di non chiaro, Federica. Ok, quindi, ok, perfetto. Quindi l'ansia si attiva quando la sensazione di pericolo non riguarda un qualcosa di reale, ok, o di razionale in quel momento, ma qualcosa di irrazionale, quindi qualcosa che non sta accadendo. Ok, la rabbia. Per chi non ha visto Inside Out, che appunto come avrete capito io sponsorizzo anche se non ho un introito da questo ovviamente, questa è la raffigurazione scelta insomma, dai sceneggiatori per identificare la rabbia e capiamo bene come effettivamente l'espressione facciale della rabbia sia molto coerente con quello che vediamo e proviamo in alcuni momenti. Ok, ve l'ho già accennato prima, la funzione che prepara e motiva a difendersi di fronte a un'aggressione, lo scopo della rabbia è di segnalarci che stiamo subendo un torto, gli eventi stimolanti sono delle aggressioni e delle prevaricazioni, i pensieri e le credenze che ci fanno sentire così sono appunto la credenza di aver subito un danno ingiusto che ci ostacola nel raggiungimento del nostro obiettivo. Ok. Cosa succede nel corpo? Anche qui troviamo l'irrigidimento muscolare, quindi tenete conto che già ci sono due componenti corporee simili in due emozioni che abbiamo visto, quindi la paura e la rabbia. La sensazione di essere sul punto di esplodere, quindi spesso le persone vi dicono anche mi prodono le mani, avrei voglia di spaccare qualcosa. La sensazione di non controllarsi, di non riuscire a frenare le lacrime, a volte si può anche piangere rispetto quando siamo molto arrabbiati. Linguaggio del corpo, c'è un'irrequietezza, il viso si infiamma, spesso, tantissime volte mi capita di parlare con pazienti che hanno avuto magari genitori o persone intorno a loro molto rabbiose e dicono sempre questa cosa che effettivamente è molto sensata, la possiamo testare e provare anche nel nostro ambiente di riferimento, cioè cambiano gli occhi. Quando una persona si arrabbia, cambia l'espressione facciale ed è chiarissimo che lì c'è un qualcosa che si sta modificando e che la persona è pronta ad agire. Infatti, spesso la reazione dell'altra alla rabbia può essere un po' di paura, no? Cioè, perché appunto c'è un senso di difesa, di essere pronti a difendersi di fronte all'aggressione. L'impulso ad agire è la voglia di colpire, di rompere qualcosa. Quindi quando siamo arrabbiati, la domanda da porci è: qual è l'ingiustizia che ho subito oggi? Che danno mi fa sentire così? Okay? E anche la rabbia, appunto, ci può segnalare qualcosa che sta accadendo nel mondo. Cioè, se in questo periodo storico mi arrabbio perché c'è qualcuno che è sulla mia stessa metro e non sta indossando la mascherina, il senso di ingiustizia che provo è che mi sta mettendo in pericolo, quindi è sensato, no? Ovvio che poi riuscire a regolare quell'emozione, quindi riuscire a non tirarle o tirargli un pugno in faccia o a insultarlo e riuscire a regolare l'emozione in modo da dire di più, magari da fare dei gesti o da comunicare che sta facendo qualcosa che non è sensato, può essere ovviamente più sano. Quindi se parliamo di regolazione va tutto bene, se parliamo di provare determinate emozioni, ricordiamoci che ci segnalano qualcosa sul mondo. La tristezza, che è una delle mie preferite, consente all'individuo di adattarsi alla situazione non desiderata. Quindi la tristezza è l'emozione legata alla perdita, ok? La perdita può essere appunto un lutto, cioè, tenete conto che l'excursus, cioè la tristezza che perdura nel tempo, nei giorni, poi diventa appunto uno stato d'animo, come dicevamo prima, depressivo. Quindi gli eventi stimolanti possono essere un lutto, essere lasciati dalla persona amata, ma tenete conto che i vissuti emotivi di tristezza possono essere legati anche a una perdita di uno status, quindi la perdita di un'aspettativa, la perdita di un progetto, la perdita di una vicinanza, la perdita di una speranza, okay? La perdita di una certezza. Quali pensieri o credenze ci fanno sentire così? La perdita è irrimediabile di qualcosa o qualcuno di molto importante per noi. Qualcosa o qualcuno, appunto, quindi può anche essere appunto una perdita che deriva da un aspetto
non legato alla perdita di una persona fisica, ecco. Cosa succede nel corpo? Appunto, quel bambino di prima, splendido, che ricordo a distanza di anni, diceva, ci segnala che non abbiamo le energie. Quindi, cosa succede nel corpo? Sensazione di stanchezza, privi di energie, sensazione di vuoto, voglia di piangere, sensazione che niente può dare piacere. E come dicevo prima, cioè in questi momenti, dirsi che bisognerebbe essere felici o che devo essere felice, o che non è sensato che io sia così, o che non è giusto che provi quell'emozione, non è una situazione che ci aiuta in quel momento a connetterci con quello stato emotivo, ma è una sensazione che ci fa sentire ancora più sbagliati o appunto come più insensati, più stupidi. Ok? Il linguaggio del corpo in questi momenti è appunto il corpo si ripiega su se stesso, quindi mancanza di energie. Quindi ricordiamoci l'onda, cioè un'onda che si spiaggia, non c'è impulso all'azione, non si ha voglia di energia per fare nulla ed è sensato che sia così. Ok? Federica Tamanini scrive una domanda molto interessante. Se consente di adattarsi, quindi stiamo parlando di tristezza, se consente di adattarsi alle situazioni, perché allora non ho desiderio di azione né voglia né senso? Non reagire, adattarsi, questo è un ottimo quesito, nel senso che ricordiamoci che la tristezza ci sta segnalando che nell'ambiente c'è una perdita, okay? Che per noi significa, altrimenti non saremmo così. Quindi, che senso ha? Okay, pensate a l'impulso all'azione della tristezza sarebbe di starcene sul divano a non fare nulla. Questo ci consente di adattarci alla nuova situazione? Sì. Perché ci mantiene in contatto con quell'emozione in quel momento. Non ha senso che io mi dico che dovrei uscire a divertirmi, perché in quel momento non posso uscire a divertirmi. Okay? Perché in quel momento magari ho perso il lavoro. E se esco, okay, e mi dico che mi devo divertire, è come se non stessi calcolando che quell'emozione lì mi sta dicendo una cosa su quello che è accaduto. Mi sta consentendo di connettermi con quell'evento e quindi anche di adattarmi. In un secondo momento, cioè il fatto che piango, che me ne sto sul divano, che non ho voglia di far nulla, poi mi porterà magari a mandare un curriculum, a cercare un nuovo lavoro. Pensate a appunto il fidanzato che mi lascia, ok? Se il fidanzato mi lascia o la fidanzata mi lascia o il marito mi tradisce o la moglie appunto mi tradisce e io mi sento in quel momento lì triste, ok? In quel momento lì avrò la necessità di fermarmi, quindi di non fare nulla, e pensate invece a quanto può essere dannoso, per esempio, andare subito a cercarsi un'altra persona o fare finta di niente, prendere, uscire e andarsi a divertire con le amiche. Cioè, è come se fosse dissonante rispetto a quello che sta capitando. Ok? Ti ho risposto, Federica Tamanini? È una domanda molto interessante la tua. Quindi è proprio, e questo se vi guardate inside out lo vedete bene, cioè di quanto finché gioia tenta di offuscare tristezza, alla fine la situazione peggiora e non migliora. Quindi a volte fare i conti con come ci sentiamo e starci in contatto ci consente anche di appunto far sì che l'onda si spiaggi e andare oltre. Ok, la tristezza non è depressione. Quindi la tristezza, come abbiamo detto prima, è uno stato passeggero, quindi è un'emozione come tutte le altre che si possono, appunto alternare durante la giornata, durante le giornate, in concomitanza con qualcosa che accade. La depressione è uno stato di tristezza cristallizzato, quindi diventa uno stato patologico. Importante, quindi che quando ci siamo tristi, anche come vocabolario emotivo, spesso sento dire sono un po' depresso, ma sono un po' triste. Quindi la depressione ovviamente è una patologia molto più invasiva e più invalidante e porta a una visione negativa di sé e del mondo degli altri, cosa che la tristezza a volte non è in grado di fare.
Ok, la vergogna è appunto un'emozione che ha a che fare con situazioni in cui si ha il timore di fare una figuraccia, quindi vi ho messo questa immagine perché è molto carina, nel senso che la persona si nasconde, spesso l'impulso all'azione è proprio quello di nascondersi, no? Cioè il desiderio di sparire, di essere risucchiati, di non venire visti. I pensieri della vergogna sono le credenze, sono il pensiero di aver perso la faccia di fronte a qualcuno con una conseguenza rispetto all'immagine di noi. La vergogna ci segnala quindi che in quel momento lì vogliamo affermare che la nostra immagine l'immagine che noi vogliamo di noi stessi con gli altri. Okay? Cosa succede nel corpo? Spesso viene confusa con l'ansia, quindi ci sono delle attivazioni che possono essere molto simili all'ansia, come l'agitazione, il nervosismo, il rossore del viso non si attiva in realtà sempre, cioè spesso le attivazioni si mescolano un pochino. Anche qui è importante perché ci segnala che in quel momento lì abbiamo il timore che lo sguardo sociale, che lo sguardo dell'altro o che appunto la situazione alla quale siamo esposti ci può portare a un giudizio negativo su di noi. Ok, la colpa è l'emozione della responsabilità, quindi la colpa ci segnala che c'è una responsabilità nostra in quello che sta avvenendo. Questa vignetta mi piaceva moltissimo, è sempre colpa mia, toglietemi tutto, ma non questa certezza, cioè la persona che sperimenta colpa è una persona che appunto si responsabilizza molto rispetto a quello che accade. Quindi la funzione è quella di segnalarci qual è la nostra responsabilità. Per esempio, mi posso sentire in colpa se il webinar dicevo che iniziava alle 6:30, io mi collego alle 7, ok? Proverò un sentimento di colpa verso voi che siete connessi dalle 6:30. Ed è sensato perché ho avuto una responsabilità, no? Il senso di colpa quindi può essere stimolato da vari eventi. Pensieri, le credenze che ci fanno sentire così sono il pensiero di aver provocato un danno ingiusto a qualcuno, oppure appunto quando riteniamo di aver avuto troppa fortuna rispetto ad un altro, di aver trasgredito la norma etica, non è giusto che mi comporto così, non è giusto che mi ammalo io. Cosa succede nel corpo? Beh, spesso ansia e colpa vanno un po' a braccetto, nel senso che quando ci sentiamo in colpa siamo anche più agitati. Il linguaggio del corpo è l'aumento del ritmo cardiaco e un peso sul petto. L'impulso all'azione, appunto, è proprio quello di rimediare o di riparare al danno causato. Quindi se arrivo in ritardo alla lezione, la cosa è, provo un senso di colpa, vi dirò scusatemi, facciamo che cerco di riparare sul versante, grazie al senso di colpa che provo, cerco di riparare e vi dico, facciamo che dura mezz'ora in più il webinar o la lezione. Ok, quindi provare emozioni negative non vuol dire avere un disturbo emozionale, ok? Ho sbagliato a scrivere perché in realtà non si tratta di emozioni negative, si tratta di emozioni spiacevoli. Quando si provano emozioni spiacevoli non vuol dire di avere un disturbo emozionale. Quindi tutti noi, queste ultime due non sono primarie. No, esatto, la colpa e la vergogna non sono emozioni primarie perché le emozioni primarie sono le cinque che vedete in Inside Out, cioè rabbia, paura, gioia, tristezza, e disgusto e sorpresa ci sarebbe anche. Colpa e vergogna sono emozioni secondarie. Qual è la differenza tra emozioni primarie e secondarie? Le primarie sono emozioni che proviamo fin da piccoli, cioè da subito. Se voi invece l'emozione di vergogna e sono anche universali, cioè le proviamo in tutte le culture. Se voi mettete una goccia di limone sulla lingua di un neonato, vedete l'espressione facciale del disgusto. Se voi mandate un bambino, se voi appunto avete un bambino molto piccolo, ma anche di 1 anno o 2, e gli mettete un calzino di un colore o un calzino dell'altro, non prova l'emozione di disgusto. Se voi uscite di casa con un calzino di un colore, scusate, l'emozione di vergogna. Se voi uscite di casa con un calzino di un colore o un calzino di un altro, l'emozione di vergogna forse un po' la sentite. Quindi
la vergogna e la colpa sono emozioni secondarie, sono apprese. Quindi stavo dicendo, provare emozioni negative è assolutamente normale, provare emozioni spiacevoli ci connette col mondo, ci dà delle informazioni in più su quello che sta accadendo. Quindi non è nella tristezza, nella depressione, nell'ansia che fanno un disturbo, cioè che costruiscono un disturbo, ma sono gli indici di frequenza, di pervasività e di interferenza con le funzioni quotidiane, che ne costituiscono gli indici patologici e soprattutto la durata degli episodi. Quindi se ho 2 giorni dove mi sento depresso, quindi mi sento triste, non sono depresso e non ho una depressione, ok? Se provo l'ansia perché appunto domani ho un incontro importante o una riunione che stabilirà quello che io farò nel mio futuro, o un colloquio di lavoro o un incontro con qualcuno che mi piace, quest'ansia in realtà è quasi un'ansia che mi serve, che mi prepara, che mi sta segnalando qualcosa di sensato, no? Quindi riflettiamo insieme, ecco, questo vorrei condividerlo un po' con voi. Esistono emozioni sane ed emozioni patologiche? E quando un'emozione diventa un problema? Cioè, esistono delle emozioni che possono essere più sane rispetto ad emozioni che possono essere più patologiche? E esiste, cioè, qual è l'indicatore per capire quando un'emozione diventa un problema? Se avete suggerimenti potete scriverli in chat perché secondo me è una domanda appunto molto interessante. Se qualcuno ha qualche spunto lo possiamo condividere, altrimenti se avete ancora 5 minuti di pazienza vi parlo ancora per 5 minuti appunto di questi contenuti. Sono davanti. Pensieri ruminanti collegati all'ansia. Che emozioni riguardano? Gloria. Domanda interessante. Pensieri ruminanti legati all'ansia. Quindi ruminanti, Gloria, intendi pensieri di rimuginio collegati all'ansia? Cioè, quando inizi a pensare a tutti gli scenari catastrofici che si potrebbero avverare o a cosa può succedere in una determinata situazione, intendi quello con pensieri ruminanti, Gloria? Rimuginio, sì, ansia anticipatoria. Ok, il rimuginio è un processo di pensiero, quindi è un processo di pensiero ripetitivo connesso all'ansia. Non riguarda un determinato tipo di emozione, è più una componente, un tentativo, ok, di gestione dell'ansia. Cioè, quando sono in ansia, tendo a rimuginare di più, ok, come tentativo di gestire le mie preoccupazioni, i miei pensieri. Ok. Oppure può essere che il rimugino e poi entra all'interno di un circolo vizioso in cui ovviamente aumenta l'ansia, ovviamente in cui può essere che aumenti l'ansia e quindi si rimanga all'interno di quel cerchietto un po' fastidioso. Quindi i pensieri di rimuginio, l'ansia anticipatoria connessi all'ansia riguardano emozioni d'ansia, mi verrebbe da dire, cioè a volte sono un tentativo di gestione di una situazione d'ansia. Non so, domani ho un colloquio di lavoro, ok? Questo mi genera ansia perché penso, oddio, definirà il mio futuro, ok? Il rimuginio in questo caso è un tentativo, cioè quindi continuo a rimuginare su chissà che cosa mi può chiedere, sarò all'altezza, che cosa posso dire, come risponderò se mi pone questo tipo di domanda, che espressione fisica facciale farò, come mi vestirò, come lo saluterò quando entro o quando esco. Allora, tutti questi pensieri anticipatori sono un tentativo, cioè questo rimuginio è un tentativo di gestione dell'ansia che ho rispetto al colloquio di domani. Non ho nessun colloquio domani, eh? Non so perché. Ti ho risposto, Gloria? Gloria, poi dimmi se ti ho risposto. Quindi,
Tornando a appunto emozioni sane ed emozioni patologiche, ok, grazie mille. Adele scrive: quando ti impedisce di esprimerti, ok, quando un'emozione diventa un problema, quando ti impedisce di esprimerti. E Laura scrive: nello specifico, quando non percepire emozioni secondarie diventa patologico. Beh, tenete conto che non esperire queste emozioni è di per sé appunto un po' problematico, perché vorrebbe dire essere poco connessi con quello che sentiamo, no? Cioè, non c'è un'età giusta e sbagliata, però in generale diciamo che appunto spesso quando non si sentono determinati tipi di emozione, perché spesso c'è un controllo emotivo rispetto all'autorizzarsi a dirsi che sto provando quell'emozione. Ok, allora, quindi, beh, abbiamo un po' risposto in generale durante quest'ora insieme a questa domanda di Massima, è molto ampia su tutto questo mondo emotivo, su cui magari faremo altri approfondimenti. Mi piacerebbe anche parlare con voi di regolazione emotiva o appunto di alcune tecniche che magari possono essere utili sia nell'identificazione sia nella gestione emotiva. Quindi possiamo concludere dicendo che non tutte le emozioni negative sono indesiderabili, anzi rappresentano una parte essenziale della nostra capacità di adattarci e di far fronte agli eventi negativi o spiacevoli. Quindi il grande compito che abbiamo da oggi in poi è non eliminare le emozioni negative e non trasformare le emozioni negative in emozioni positive, perché è una mancanza di rispetto nei confronti di qualcosa che ci sta dando delle indicazioni sul mondo. Ok? Allora, spero di avervi trasmesso questo concetto a cui tenevo tanto, e spero di avervi dato qualche indicazione in più su appunto come funzioniamo, come funziona il nostro mondo interno. Io vi lascio ovviamente il mio indirizzo mail, potete scrivermi per qualsiasi appunto, domanda, interessa parte o approfondimento che desiderate. Datemi un feedback su appunto se avete delle domande, se appunto vi è stato utile l'incontro e se magari datemelo anche via mail su eventuali altri approfondimenti che vi piacerebbero o vi piacerebbe avere, o appunto su cose che vorreste approfondire ancora in quest'ambito. Appunto, seguite sempre State of Mind, perché su State of Mind, che è la nostra rivista, è una rivista appunto virtuale, ci sono tutti gli aggiornamenti anche sui prossimi webinar, e se c'è qualche domanda rispondo volentieri, altrimenti vi lascio andare a cene o preparativi di cena o ai vostri lavori o occupazioni altre e varie. Sì, io Ci avrei sta. una domanda. Sì, mi dice il suo nome perché non la vedo. Sara Scalmazzi. Ok, sì, Sara. Ma Devo accendere il video o va bene così? guardi, possiamo anche far così. Ok, Io aspetti che... faccio stop share, così aspetti, eh. Ok. Oh, guarda. Ok, Sara. Sì, Sì, volevo dica. chiederle, scusi un momento, velocemente, ma non sono iscritta. Ah sì, io ho scritto che cosa sono le emozioni, e ho scritto che c'è una reazione allo stimolo ambientale che attiva delle regioni corporee, e questa reazione è legata ad un tipo di pensiero. E volevo Un capire tipo questo tipo di, di scusi. pensiero. Però non ha molto senso, secondo me. Non ho sentito l'ultimo pezzo. È legata a un tipo di pensiero. Esatto, sì. Sì, esatto, perché se io provo un'emozione di paura, il pensiero, quindi la credenza di base, ok, sottostante, è che c'è un pericolo. Quindi, Ma quindi oddio, sono scatta il pericoloso. pensiero dopo o...
viene in contemporanea con l'emozione. Allora, in realtà il pensiero è l'attivante, cioè Ah, è ok. qualcosa che precede, ok? Cioè, se io ho un'interpretazione di pericolosità, in qualche modo nella mia mente sta accadendo qualcosa che mi dice, quindi un pensiero che mi guida e mi dice c'è un pericolo, ok? Così Ah, come se provo un'emozione di rabbia verso una persona che appunto è sulla metro senza mascherina, il mio pensiero in quel momento sarà, quindi che mi attiverà quella rabbia, sarà, ma questo ha capito dove stiamo messi oppure no? Quindi in qualche modo sta subendo un torto, ok? Ovvio che il tipo di pensiero, questo poi magari sarà oggetto di un altro webinar perché è molto interessante, il tipo di pensiero attiva anche una diversa intensità, cioè diversa se io penso, ma questa persona qui mi sta facendo un torto, è il fatto che si metta la mascherina, o se penso, brutto, non ti devi permettere di fare una cosa di questo tipo, ok? Perché sono due pensieri che attivano un'intensità emotiva di tipo diverso. Sì, ho capito. Le ho risposto, Sara? Sì, tutto chiaro, grazie. Sì, infatti detto così sembrava un po' non avere molto senso, ma il pensiero che attiva, sì, adesso ha più senso, grazie mille. Figuri, assolutamente. Grazie a lei della domanda. Ok. Allora grazie, grazie a tutti e buona serata e appunto, buona continuazione con i prossimi webinar che vi ricordo che sono alla fine del mese di ottobre e proprio sull'evitamento rispetto all'ansia e poi in novembre e dicembre abbiamo altri due incontri, uno sulle relazioni e l'altro sull'ansia da esami. Arrivederci a tutti.